Ciao amici, bentornati a CineTuco. Questa settimana ho selezionato per voi dei film che trattano del rapporto della nostra società con i social network, la tecnologia e il mondo di internet. Ma prima di tutto, sigla! Parlando di internet e soprattutto social network, probabilmente il primo film che mi viene in mente da proporvi è The Social Network di David Fincher del 2010. Il film ripercorre i primi passi di quello che sarebbe stato, anzi che è stato, un vero e proprio evento epocale. La creazione del forse il primo, se non il primo social network, sicuramente quello che ha rivoluzionato il nostro mondo e soprattutto anche la nostra concezione stessa di internet. Il sito di cui stiamo parlando è Facebook, l'inventore Mark Zuckerberg è interpretato in questo film da Jesse Eisenberg in maniera davvero molto molto convincente. La cosa interessante di questo film, oltre agli aspetti biografici del creatore di Facebook, è sicuramente la capacità da parte del regista di inquadrare a tutto tondo la personalità del soggetto, che sicuramente ha dei meriti, ma di cui riesce perfettamente a dipingere anche le tinte fosche dell'inizio, diciamo, della sua carriera da imprenditore e da inventore, ripeto, di quello che sarebbe stata una vera e propria rivoluzione. Cast veramente importantissimo, con fra gli altri Andrew Garfield, Justin Timberlake e Rooney Mara. Davvero un film straconsigliato che non a caso ha vinto ben 3 premi Oscar: miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio e miglior colonna sonora in pieno stile David Fincher. Quindi assolutamente da vedere. E col secondo titolo siamo nel mondo dei documentari. Il documentario in questione è The Social Dilemma, rilasciato praticamente neanche un mese fa, quindi proprio fresco fresco, da Netflix, ed è di Jeff Orlowski, il quale si pone la questione del nostro rapporto appunto con i social, quindi con Facebook, con Twitter, ma anche con lo stesso Gmail, e soprattutto su quali siano gli obiettivi reali di quelle aziende, come quali siano i meccanismi commerciali di quelle aziende e gli strumenti che quelle aziende mettono in campo per poterli perseguire. Vi anticipo che il documentario è bellissimo, non vi staccherete dallo schermo, è veramente abbastanza, forse non scioccante, perché sono meccanismi che semmai chi è un po' più smaliziato aveva intuito, ma sicuramente abbastanza forte, anche perché testimoni di questi messaggi, quindi a spiegare, a raccontare quali siano questi strumenti, sono proprio dirigenti e programmatori delle grandissime aziende leader di settore che vi ho citato prima, che per buona parte quegli strumenti li hanno concepiti. E quindi è molto interessante vedere come gli stessi programmatori che hanno creato questa o quella funzione, cioè chi ha inventato il mi piace di Facebook per esempio, si siano resi conto col tempo che forse la cosa è sfuggita un po' di mano, e in realtà fanno vedere anche che ci sono dei movimenti veri e propri che cercano insomma di recuperare un rapporto più corretto da parte della tecnologia nei nostri confronti. E se dopo The Social Dilemma avete voglia di vedere qualcosa di un po' più leggero, ma sempre a tema internet, potreste dare un'occhiata a Sex Tape, film del 2014 con Jason Segel e Cameron Diaz, che interpretano due coniugi la cui passione si è decisamente affievolita e che decidono quindi, per ravvivarla, di fare un video mentre fanno sesso. Ora, questo video per errore viene condiviso sul cloud con tutta una serie, anche con una platea abbastanza larga di amici di lui, e quindi questo causerà la necessità da parte della coppia di recuperare quel video e cancellarlo dal cloud, con anche una capatina nei server di YouPorn. Ora, il film è una commedia, anche non del tutto riuscita, soprattutto nella seconda parte, a mio parere, che gira un po' sul banale, però ci può far riflettere su quale sia la pericolosità di utilizzare con negligenza uno strumento familiare come quello, come lo smartphone, per esempio, che richiama alla nostra mente anche dei fatti di cronaca abbastanza pesanti e drammatici degli ultimi anni. Quarto film di oggi, Her del 2013, o Lei nella versione italiana, con Joaquin Phoenix nel ruolo di Theodore, che come tanti suoi contemporanei abitanti della Terra del futuro, in realtà neanche troppo lontano, decide di acquistare l'ultimo modello di intelligenza artificiale sul mercato. Adesso l'intelligenza artificiale è diventata enormemente
performante nell'interagire con gli esseri umani, e quindi il rapporto fra lei e Theodore diventa sempre più profondo, fino a che Theodore sostanzialmente non si innamora di questo software. Di fatto adesso il film è molto più profondo di quello che può essere raccontato così. È veramente, secondo me, un interessantissimo trattato su cosa sia realmente il sentimento amoroso, l'amore nell'uomo, ed è un utilissimo taccuino di appunti sull'alienazione, sulla solitudine che spesso la tecnologia, soprattutto in soggetti semmai già con delle difficoltà relazionali o persone semplicemente introverse, riesce a far scaturire. Veramente molto delicato nella narrazione, mai scontato. Non a caso ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Se avete avuto la sfortuna di non vederlo, vedetelo assolutamente. E a dimostrazione di quanto il tema di internet e delle sue insidie sia stato di ispirazione declinato in ogni genere cinematografico, vi presento anche un horror. L'horror è del 2014 ed è Unfriended. Veramente molto molto interessante, in primis perché è un mockumentary. E cioè, il mockumentary è un falso documentario, cioè un film di finzione, ma strutturato da un punto di vista narrativo e diciamo anche di regia per sembrare praticamente un documentario, o comunque per avere delle immagini che sembrino reali e prese per caso. Il film in questione è girato in screencasting, e cioè praticamente tutto girato, lo spettatore vede praticamente lo schermo di un computer e tutti i personaggi si interfacciano tra di loro attraverso sostanzialmente della messaggistica istantanea, delle videochiamate, tutte attraverso questo schermo. Quindi è veramente molto molto interessante. È veramente molto, secondo me, indovinato per quello che voleva trasmettere, per il tipo di tensione che voleva raccontare. Davvero molto molto interessante. Tra l'altro un film a bassissimo, che ve lo dico a fare, costo $1 milione, a fronte dei 64 tirati su in tutto il mondo da una pellicola che ha avuto un sequel già uscito, Dark Web, e uno mi pare anche in lavorazione. Quindi davvero molto interessante, guardatelo, perché è veramente una di quelle operazioni che non si vedono sempre. E anche stavolta siamo arrivati alla fine. Vi ricordo di mettere mi piace alla mia pagina Facebook, Cinetuco, Tuco17 invece la pagina su Instagram, fare lo stesso con le pagine degli Scusateci, e di assolutamente aspettare gli altri 5 film che vi presenterò con la stessa tematica attraverso i miei social. Mi raccomando, ci vediamo la prossima volta con un'altra selezione di film dal vostro Cinetuco. Ciao!